Dimmi, vado. Ok. Allora, riprendiamo con il nostro discorso sulle problematiche che riguardano questa volta il disseccamento rapido dell'ulivo. Io vi mostro dei dati che possono essere facilmente trovati in rete. E, tanto per cominciare, c'è questo qui che ha fatto l'Università di Bari. E adesso molti lavori, anzi quasi tutti i lavori per renderli internazionali vengono fatti in inglese. Io vi faccio vedere prima di tutto una carrellata di foto di questo lavoro, che sono delle belle foto che mirano subito al problema, danno subito l'indicazione di qual è il problema, e poi avremo delle immagini in italiano che commentano queste foto e questo lavoro. Quindi vado velocemente senza insomma stare qua a tradurre, se riesco ad andare. Aspetta, questo qua adesso, come al solito, il computer cambiato sistema, cambiato, eccolo qua, è andato. Allora, questo qua è un uliveto in provincia di Lecce, appena colpito. Spero che si veda. Si vede. Ah sì, bisogna spegnere le luci, sì, giusto, giusto. Stanno qua. Grazie Francesca. Meglio? Ancora? Ok. Allora, si cominciano a vedere, vabbè, le foto saranno migliori più avanti, comunque si cominciano a intravedere delle parti secche come questa, o queste qua dietro. È un uliveto che apparentemente sta bene, però cominciano ad avere dei problemi. Questo è presso Alezio, in provincia di Lecce, e la foto è del 18 settembre 2013, veramente recentissima. Poi andiamo avanti. Anche qua un'altra foto e si cominciano a vedere già queste macchie secche qua e là. La cosa preoccupante è che le macchie secche cominciano a interessare tutta la chioma indistintamente, sopra, sotto, in basso, al centro. Di predilezione, vedremo dopo, che questa malattia colpisce alberi che hanno più di 100 anni. Se riesco a trovare un sistema, come far avanzare? La freccia che è verso il basso. Sì, qua giù, sì. Sì, infatti questi qua, ogni cosa qua c'ha un sistema. Allora, eccolo qua, questo è un albero già colpito da alcuni mesi, con una forte presenza di rami secchi al centro. Da notare sempre la stupefacente pulizia che c'è sotto questi alberi. Io l'ho associata a questa cosa, al problema dell'albero, con l'incredibile pulizia che hanno sul fondo. Guardate sempre, sia l'albero ha queste macchie, diversi alberi con le macchie che cominciano a seccare, ma il fondo completamente pulito, mancanza di vegetazione di altro tipo, come dicevamo prima, se non sporadica e limitata. Il danno diventa sempre più grave, nel giro di pochi mesi, pochissimi mesi, dissecca completamente la chioma, e fino a che porta al completo disseccamento dell'albero. Certo, è mostruosa, la cosa non è bella, perché vedersi morire dei colossi del genere è brutto per chiunque. Un albero appena colpito, e questo è il risultato. Allora, questi alberi assomigliano tali e quali agli olmi e ai castagni che sono seccati in Italia negli anni 70 e 80. E era la stessa situazione, c'erano gli alberi completamente secchi, giganteschi, con i polloni alla base. Poi si ammalano anche i polloni, anche questi si ammalano, ricacciano, si ammalano, si crea una situazione dove poveri alberi cosa passano. Fatto sta che c'è sempre questa estrema pulizia del suolo finché gli alberi sono vivi. Poi qui invece a sinistra, alla vostra destra, io sono messo all'incontro, alla nostra destra viene abbandonato il tutto e sono cresciute un po' di piante selvatiche. Però la situazione iniziale, io l'ho associata a una estrema ossessione nella pulizia del suolo. Questi sono alberi enormi, che dispiace tantissimo, e questo è un uliveto. Guardate le chiazze brune dove non c'è vegetazione, quelle sono le chiazze
purtroppo non c'è in questi dati, lo sto dicendo io perché me ne preoccupo di questa cosa, anche se io ho 10 piante di ulivo rispetto a questi qua, le mie sono pochissime, anche se sono, io ho 200 piante, ma rispetto a queste è come se ne avessi una. E mi preoccupo del suolo, del terreno sterilizzato. Qui non è che non è cresciuta l'erba perché non sono caduti i semi, qua c'è stato tanto di quel diserbante che ormai non cresce niente per qualche anno. Per qualche anno, abbiamo già visto con qualcuno di voi facendo qualche passeggiata che ci sono queste macchie brune dove si fa fatica a far crescere anche l'erba selvatica più dura e resistente. Ma in quel caso ci sono radiazioni nel terreno? No, lì ci sono solo diserbanti. Questi sono i polloni che erano ricresciuti e sono seccati anche loro. Andando nel dettaglio, i sintomi non è una cosa di cui allarmarsi, perché al momento tra gli ulivi che ho visto qua intorno a Ceglie non ci sono di questi sintomi. Qualcuno mi ha mostrato delle foglie, ma questa foglia secca, le vostre foglie secche che stanno seccando non hanno per fortuna questi sintomi e sono foglie che seccano perché o hanno l'occhio di pavone, quindi eccessiva umidità perché i rami sono troppo coperti, oppure sono foglie secche che stanno seccando perché l'ulivo, ricordate un'altra cosa importante che mi è sfuggita, l'ulivo cambia le foglie in primavera, i sempreverdi sono sì sempreverdi ma perdono una porzione di foglie vecchie in primavera, quando escono le nuove perdono le vecchie e non le vostre foglie, non, ripeto, per fortuna non seccano in questo modo. Qui secca metà della foglia, metà foglia comincia a seccare e poi in alcuni casi cominciano a seccare anche i lembi laterali, sempre metà foglia che attacca, per esempio questo è un succhione, un pollone che è nato dal tronco, doveva essere un ramo molto vigoroso, non dovevano seccare le foglie in quel modo, invece è stato attaccato. Il problema sta nel legno. L'altro modo con cui seccano sono i bordi, i margini, e seccano di solito in estate, si vede dalle olive, qui saremo intorno ad agosto, circa agosto, settembre, ci sono le olive grosse verdi e seccano anche quelle. Eccolo qua, un lembo fogliare seccato tutto intorno con le olive in piena fase di sviluppo, con i frutti. Le foglie sempre seccate di netto a metà o sui bordi. Poi si porta, se si espande il problema, porta al disseccamento anche dei frutti. E un albero per far morire i frutti, i suoi frutti, prima della maturazione, significa che il problema è abbastanza grave. Hanno ragione a dire che è grave, però non è, deve essere la fitopandemia, cioè un panico di morte vegetale totale di tutti gli alberi. La situazione va presa sotto controllo, ma come al solito non si devono mai trascurare i due estremi. Non è una sciocchezza, ma non è neanche la fine del mondo. È un batterio, come vedremo più avanti, portato da certi animaletti, da certi insetti. Gli insetti li ammazzi con l'insetticido. Il batterio con diverse sostanze, come anche gli antibiotici, solo che, caso strano, gli antibiotici in Italia non sono ammessi sulle piante, invece in America sono ammessi. Scusate, questo computer se ne va per fatti i suoi, mostra le immagini senza il mio permesso. Allora, eravamo qua. Qua questo schermo ci siamo, adesso andiamo avanti. Se ci viene. Sì. È che il mouse fa i capricci. Lo spazio è poco di movimentazione. Ok, ci siamo. Questo è disseccamento. Allora, primo, la falena leopardo si chiama, zeozerapirina. Fa dei buchi nel legno, questi grossi buchi che si vedono, e depone delle uova. O meglio, scusatemi, depone delle uova, le uova si sviluppano e i bruchi, mangiando il legno, producono questi buchi. Nei buchi che c'è questa larva, porta delle infezioni di batteri. Quindi cosa succede? Eccola qua, la larva ha prodotto un buco, nel buco è entrato un batterio, qui, questo è il buco, è entrato il batterio che ha fatto decolorare il legno, si vede quel legno decolorato di due colori? La parte viva è quella più bianca, la parte malata è quella marrone, la parte malata è arrivata prima al centro e poi ha fatto una specie di giro a semicerchio tutto intorno. E praticamente una volta che riesce a fare più del 70% della circonferenza, non passa linfa, si hanno delle ostruzioni dei canali, si hanno come degli emboli.
e non c'è il passaggio di linfa e quindi il ramo dissecca velocemente. Questo avviene in estate, quando la linfa deve passare abbastanza velocemente per nutrire la pianta, c'è caldo, la temperatura è alta e quindi il disseccamento avviene velocemente. Poi tutta la conseguenza. Sempre, cosa è stato notato? Questa larva produce queste necrosi, si hanno decolorazioni, poi arriva un fungo, arriva un batterio e dà il colpo finale. Questo batterio si chiama Xylella fastidiosa, che la vedremo tra poco. Le decolorazioni nel fusto, nelle sezioni di fusti, sono all'inizio sono minime, come questo qua in basso, si vede appena appena un po' di nero. Poi diventano sempre più gravi, comunque colpiscono sempre la circonferenza esterna dove c'è maggiore flusso di linfa. E ne bloccano il passaggio. Questo invece è un ramo, un grosso ramo, con sempre le solite foglie bruciate in varie sezioni, e la sezione invece dall'altro lato mostra, con le frecce mostrano il punto più scuro dove c'è la concentrazione di questi funghi. Sì, avevo detto bene prima, perché qua è tutto un insieme di problemi, un insetto, un batterio e dei funghi, e anche altri insetti in aggiunta che fanno da vettori, cioè trasportano i batteri da una parte all'altra. Se da quel campione di legno precedente vengono presi dei pezzettini e allevati in laboratorio, quelle che si vedono sono delle capsule petri, cioè sono delle capsule di un gel ricco di nutrienti ma sterilizzato, dove hanno messo dei pezzettini di legno di vari campioni. Da ogni pezzettino sono cresciuti dei funghi, quelle macce colorate che si vedono in quelle piccole capsule petri, che sarebbero insomma dei piccoli allevamenti intensivi di funghi per vedere se c'erano o meno, hanno dato risultati positivi, cioè significa che da quel legno i funghi sono cresciuti, quindi c'erano, e ce n'erano anche parecchi, e ce n'erano di due specie o più presenti. Il nome scritto sotto in latino è il nome del genere della specie del fungo. È inutile andarci sopra perché sono tutti nomi di funghi microscopici che non vi posso, è inutile che ve li elenco perché non ve li posso mostrare, sono funghi microscopici che vivono dentro il legno e non sono i porcini o gli altri funghi che si vedono. Questi non producono infruttescenza all'esterno, ma vivono solo all'interno del legno, nutrendosi appunto della linfa e di parti dell'albero. Altre forme di allevamento, sempre in laboratorio, che hanno dato risultati positivi. Prendere un po' di legno, allevarlo in una provetta e vedere che da quel legno è uscito qualche cosa significa che lì c'era un determinato essere vivente. L'ultimo, eccolo qua, è il batterio, la Xylella fastidiosa, è un batterio gram negativo, si chiama. E altri metodi, sempre di decolorazione del legno, prima e dopo, a sinistra prima, destra dopo, è stato decolorato questa volta con il metanolo HLC, si chiama HCL test, che è un test a laboratorio che conosce bene mia moglie, lei si occupava di queste cose perché è biologa, io no, e io posso dire solo che è un test che fanno i biologi e altri tecnici del genere e dimostrano che qualcosa è avvenuto. Altro test sempre dal laboratorio, velocemente li tolgo, e poi alla fine le conclusioni, cioè le raccomandazioni di questo problema, due punti interrogativi, perché da questo studio non ci sono raccomandazioni al momento, non ci sono consigli sul da farsi. Possiamo tentare insieme. Prima cosa, ecco, raccomandazioni di un bel terreno come quello arato. Allora, le raccomandazioni da tutti questi bei giorni che abbiamo passato insieme con tanto piacere, quali sono? Conduzioni più naturali, proviamole, costano poco, costano niente, costano di meno, sicuramente costano meno dell'antibiotico, va bene e vanno bene tutti gli uliveti con l'erba sotto, anche se adesso ve scappate che è alto 1,5 metri, non fa niente, tagliatela quando potete, scongiurate i problemi dell'incendio, se al limite non, proprio non potete combattere contro altri conduttori, parenti che vogliono per forza arare, va bene. Lavorate pure, però lasciate qualche spazio, qualche striscia, magari centrale dove l'erba viene solo tagliata, perché delle conduzioni più naturali rendono gli alberi più resistenti. Io assumo sempre il fatto che gli alberi non erano stressati, come avete visto si vedono foto di campi in cui o sono completamente puliti col diserbante o sono arati. È lì che si è concentrato il problema, è partito da lì. E assumo anche un'altra cosa, un'altra considerazione che può essere discutibile o meno, ma quella zona D della provincia di Lecce non è solo una delle zone della Puglia con la maggiore concentrazione di ulivi, ma è una delle zone più calde.
c'erano delle cartine della temperatura della Puglia in giro, che avevamo fatto vedere all'altro corso, potete trovare su internet, cartine della temperatura delle escursioni termiche. Se vedete, ci sono degli anelli concentrici in certe zone della Puglia dove c'è una maggiore quantità di calore durante l'estate e una minore quantità di freddo durante l'inverno, quindi quelle zone là sono più calde. Maggiore calore e maggiore stress alle piante possono essere delle cause scatenanti, perché no? Ripeto, la congettura del sabotaggio può esserci, è difficile da dimostrare, però anche un sabotaggio fatto in condizioni di alberi sani e forti non gli viene tanto facile. Quello che viene ad essere attaccato spesso sono già piante che stanno in situazioni un po' complicate. E infatti, come mi viene subito in mente, con le palme, il punteruolo rosso ha attaccato una delle palme che non era tipica di queste zone. La palma tipica che viene colpita è la palma delle Canarie, e viene dalle isole Canarie. Qui sta bene, quasi benissimo, però comunque è stata attaccata subito, prima. Non è stata attaccata la palma nana del Mediterraneo, è stata attaccata dopo, perché poi quell'insetto, non avendo niente da mangiare, è passato pure sulle altre. E non ha attaccato altre palme di diverse specie, perché comunque quell'insetto veniva da un ambiente, il Mediterraneo, dove c'erano le palme del genere Fenix. Fenix significa palme da datteri e palma delle Canarie, e un'altra palma che sta nel Senegal e un'altra che sta all'isola di Creta. Di tutte quante queste qua ha preso quelle delle Canarie, perché veniva da ambienti simili. Buonasera, prego, prego. Veniva da ambienti simili. Però da ambienti simili dove nel loro ambiente, comunque nell'area del Mediterraneo, non creava grossi problemi, qua ha creato grossi problemi. E io dico, era l'albero che si trovava in un ambiente fuori dal suo territorio. L'ulivo non era fuori dal suo territorio, era in condizioni di stress. Lì c'erano troppi tagli, tanti tagli, si poteva infilare dappertutto quel batterio e quella zeozerapirina. E se le piante sono stressate, non ci sono studi che basteranno a dimostrarlo, forse non basteranno mai, ma vi assicuro che se una pianta sta in condizioni di stress viene attaccata dagli insetti. Come per esempio una pianta appena innestata, e capita, l'abbiamo visto nel giardino qualche amico stamattina, una pianta appena innestata viene attaccata dagli afidi, gli insetti, le formiche vanno a levare i pidocci sull'innesto. Ma dico io, ma con tante piante proprio là dovevano andare? Perché la pianta innestata è sottoposta a stress, emana degli ormoni che gli insetti sentono e dicono questa pianta sta soffrendo, ma andiamo là, ce la mangiamo e finisce la storia. Perché in natura, quando un essere vivente sta morendo, emette dei segnali sotto forma di ormoni, ed è provato scientificamente, che questi ormoni attirano i predatori. Come gli avvoltoi, dicevo, nei film western che si vedevano gli avvoltoi girare su qualche carcassa o qualcuno che già stava morendo nel deserto. E le piante funzionano allo stesso modo. E come le formiche vanno ad allevare gli afidi sulla pianta appena innestata, così vanno altri insetti. Ci sono altri insetti che per esempio creano abbastanza problemi, perché vanno a spuntare le piantine innestate, specialmente melo, pero e susino. C'è un insetto che va di notte e con le forbici taglia la punta. Non so qual è il divertimento perverso di questo insetto, perché non ci fa niente. Probabilmente taglia, succhia un po' di linfa e poi si sposta. Sì, probabilmente quello. Però perché deve andarmi a tagliare quella piantina che ho innestato, che aveva 2-3 gemme, e non se ne va a tagliare un'altra in qualche cespuglio? Perché quella pianta innestata è sottoposta a stress, specialmente per i primi 2 anni. I primi 2 anni sono quelli in cui la pianta, il portinnesto, non accetta quello che sta sopra, fa fatica, infatti caccia il selvatico. Ricaccia da sotto, deve essere pulita, deve essere fatta manutenzione, e nelle grandi piantagioni si innesta basso a livello del terreno per evitare troppi ricacci, perché non si deve perdere tempo. Io innesto in alto perché la pianta deve ricacciare, deve lavorare anche con la sua parte di selvatico, di fotosintetico, perché avrà una durata maggiore nel tempo. Ma questa è tutta un'altra cosa che la sto sperimentando. Per quanto riguarda l'ulivo, insomma, dicevo, ben vengono le conduzioni di pratiche più naturali, perché sono anche meno costose, e già solo con questo abbiamo riassunto tutto quello che c'era in precedenza. La mia regia, abbiamo un altro PowerPoint, sì, per favore, se qualcuno mi viene, grazie, a dare la mano, perché qua io uno non è che posso essere bravo in tutto, se poi divento un genio. Allora, se torni sul menu, sul coso principale, e mi pare c'è scritto quarta lezione, sta qua sulla destra, io mi ricordo solo dove li abbiamo messi, però se provo a chiudere faccio danni.
sta chiudendo, è un po' lento perché è saturo, povero computer. Che... scusa, Giulio. Sì, le domande, grazie. Posso, così, no, così tanto ne posso approfittare un attimo? Sì, sì, sì. Sì, in merito a questi insetti che vanno sugli alberi. Sì. Io quando raccolgo le mandorle... Sì. Ci sono tantissimi insetti, questi piccolini, non so se sono bianchi, piccolini, pidocchi. Aspetta, volano o no? Sì, volano, vengono addosso. Bianchi? Sì, bianchi, grigi. Vabbè, distinguerli così non è tanto semplice perché ce ne sono tantissimi, sì. Poi bisognerebbe vederli da vicino. Però hai notato che cosa fanno questi insetti lì in quel momento? Si nutrono della pianta o si nutrono di altri insetti? Delle foglie? Sì, però, ok, che si nutrono della foglia nel momento della raccolta, mi pare che non dovrebbero creare tanti danni perché in quel momento la foglia starà per cadere. Sì, sì. Quindi può darsi che fino a quel punto è un ecosistema naturale, cioè l'albero si sta per sfogliare, ci sono gli insetti che mangiano le foglie prima che vanno a terra, se non toccano le gemme, sicuramente non le toccheranno, non crea nessun problema. Ah. Vengono praticamente degli ospiti perché hanno visto una tavola apparecchiata. Le foglie sono pronte per essere consumate da quella specie lì. Come allo stesso modo sono pronte quando vengono consumate da altre specie che le attaccano nella fase di vegetazione. Però lì è diverso perché se attaccano troppo poi la pianta non fotosintetizza. Quello può essere, io non le conosco perché ho pochissime piante di mandorlo, ma comunque da quello che mi descrivi penso che sia un ecosistema, un microambiente in cui quell'insetto con quelle piante non ti crea nessun problema, a parte il fastidio di vederli volare. Quindi non conviene fare... Non conviene toccarli assolutamente, sì. Perché se non ti creano danni, gli insetti fanno parte di tutta la nostra vita, del nostro mondo. Sì, assolutamente. Okay. Osservare, dicevo, guardare se l'insetto procura danni oppure no. Poi dai test di agronomia, di studi del genere, ce ne sono a bizzeffe perché si sanno già tutti gli insetti che possono arrecare problemi o meno. Quelli che arrecano problemi già sono tutti classificati e schedati come i delinquenti. Certo, grazie. Prego. Allora, sì. Sì, era questo qua, l'avevamo visto, più avanti. Poi finisce questo qua. Ah, aspetta. C'era vaso policonico, sono due e poi comincia quello lì. Mi vedi? Ah, mi vedi la tre? Uno, due. Ah, eccola qua, questa è. Sì, ok. Va bene, allora adesso ci sono delle considerazioni, degli studi in italiano, questa volta, su questi uliveti. E ho cominciato con questa foto sempre per mostrare questi uliveti che sono belli, affascinanti, insomma, solo i poeti potrebbero descriverli, però c'è sempre questo sistema di conduzione che secondo me è troppo forte. La scorciatoia dell'erbicida è una scorciatoia pratica, veloce, economica all'inizio, dicevamo, ma costosissima alla fine. Dopo 10-20 anni il suolo condotto in questo modo qualche problema te lo crea. Andiamo avanti. Eccoli qua, questo è il problema che crea. Guardate sotto, non esiste un arbusto. L'erba che sta crescendo è cresciuta perché siccome sono seccati gli ulivi non hanno diserbato nell'ultimo ciclo. È totalmente asettico un suolo del genere. Si vedono ancora delle piccole macchie marrone perché l'erba fa fatica, dicevo già prima, a ricostituire il suolo spoglio e accumulato. Allora, si chiama sindrome del disseccamento rapido dell'ulivo. È iniziato a sentire parlare nel settembre 2013, attacca le piante di qualsiasi età, prediligendo agli alberi con più di 100 anni. Nelle zone colpite la malattia attacca il 100% delle piante, i rami colpiti dalla malattia sono distribuiti casualmente, dicevo, nella chioma, e questa malattia è iniziata a manifestarsi nel Salento. Le zone più colpite sono quelle di Gallipolino, cioè i comuni Gallipoli, Alezio, Recale, Taviano, Alliste, Parabita, Matino, più un altro piccolo focolaio individuato nella zona tra L'Equila e Copertino, più o meno 8.000 ettari di terreno, già è una superficie enorme e sono tantissimi alberi. Eccolo qua, non si vede bene la foto, abbiamo le luci, ma vabbè, quello lì è un albero che è stato appena attaccato e le indicazioni ci dicono bene che siamo a 8 km da Matino. La sindrome comincia con questi sintomi facendo disseccare le chiome qua e là e dopo pochi mesi dissecca rapidamente tutto l'albero, che tenta di ricacciare sia in basso e in alcuni casi anche in alto. Alberi come questi sono stati potati
per cercare di stimolare la crescita, favorire la crescita, ma non si è riuscito a combinare niente perché poi si è riabbalato di nuovo. E, sì, grazie mille. In questa condizione c'è una soluzione, quella di tagliare? Sì, hanno tagliato, ne hanno tagliati già diversi alberi, però la ceppaia è completamente piena di batteri, tale quale come sono pieni di batteri tutte le altre piante della vegetazione circostante. Lo vedremo tra poco. Questo... Fino ad ora hanno trovato questa soluzione. Di comodo. Comodo, veloce ma non risolutiva, comodo, veloce ma non risolutiva, perché questo batterio attacca mandorlo, agrumi, vite, oleandro e tante altre piante ornamentali. Hanno chiamato 8 tecnici dalla Comunità Europea, ho letto anche sul giornale. Sì, sì, sì. È complicato, io mi rendo conto che è complicato intervenire, però non si può pensare di tagliare tutti gli alberi che verranno colpiti, allora significa assecondare la malattia. Lei va avanti e noi tagliamo appresso. E questa mica è una soluzione. Comunque c'è di peggio, perché sì. Ti dicevo che Nigro è venuto qui a Cesi, sì, a parlarne l'anno scorso, sì. E come soluzione proponeva lui diserbamento, ribaltamento, aratura, sì, oppure estrazione. Sono quindi pratiche, oltre, sì, all'estrazione non è previsto polemico, anche, sì, grande diffusione. Non voglio essere polemico, lui è un docente universitario, però con tutto il rispetto per queste persone sono sempre le solite pratiche agricole. No, e posso aggiungere, visto che siamo non ricaviamo niente qua, che è un gran bugiardo, perché lui aveva spacciato una cosa per assoluta, che questi focolai, cioè, sì, i focolai di questa malattia succedevano nei posti abbandonati, nei terreni, ecco, abbandonati con 1,5 metri di erbaccia e tutto il resto. Cioè ha detto una grande bugia. Sì, sì, sì. Secondo me può essere, può essere probabile questa cosa, però io come? Sì, ma infatti vi ho dimostrato dalle foto. Guardate, questo è un uliveto in produzione attaccato. Questo è un uliveto che è stato attaccato e è stato abbandonato, sono cresciute le erbacce. E sono sempre così, le foto le hanno fatte loro, non le ho fatte io. C'è anche un nome qua del tizio che l'ha fatto, non ho la minima idea chi sia. Le hanno fatte loro, cioè si sono tirati la zappa sui piedi da solo, tanto per in termini di agricoltura. E hanno dimostrato che qua era tutto pulito, le piante sono attaccate, poi le abbandonano. Ma quelle abbandonate, non ho visto foto di ulivi abbandonati, attaccati. Potrebbe anche esserci, perché una volta che il batterio arriva e diventa forte e si comporta come un predatore, poi dopo comincia ad attaccare tutti. Ma a me pare che sia partito da questi ambienti. E sono sempre i soliti ambienti. Un ambiente asfittico, distrutto, disintegrato e sterilizzato, senza humus e senza batteri competitori nel terreno, cosa fanno? Se non ci sono batteri competitori, altri batteri prendono il sopravvento, come dicevamo in questi giorni con le malattie. Nel terreno, vi ricordate, venivano iniettati dei funghi per non far sviluppare altri funghi. Venivano messi per non far sviluppare, quindi si creava una lotta. Qui non c'è stata nessuna lotta, è stato privilegiato qualcuno e hanno detto vinga il migliore, tra virgolette. Più forte è stato quello che ha causato questo problema. Ma non c'è nessuno che ascolta quello che tu ci altre sei. Altre voci? No, altre voci. Sì, sì, questa teoria è... No, non c'è nessuno al momento, perché in Italia non si ascoltano voci del coro se il coro non è di una certa importanza. Parla l'università, parla il ricercatore di un'istituzione, può parlare un politico di una certa corrente in quel momento, ma un appassionato, un naturalista che non appartiene a nessuna di queste correnti non è una voce abbastanza forte, potrebbe essere solo una voce fuori dal coro. Il parlarne oggi per me qui è una grande soddisfazione, non mi interessa diventare famoso, ma è una grande soddisfazione piuttosto invece lanciare nuove idee, nuove possibilità, perché bisogna ascoltare, come tutti i problemi, bisogna ascoltare sempre tutte e due le campane. Non è che lì hanno fatto una ricerca e ti porta alla soluzione di tagliare gli alberi. E che ricerca è? È quello che già abbiamo considerato. Non è una ricerca, non è una soluzione tagliare degli alberi di 400 anni. Sono batteri, sono insetti, non sono alieni. Per quanto dannoso che possa essere, come ho detto prima, per il castagno, l'olmo, eccetera, le soluzioni c'erano per quegli alberi, non sono state applicate perché economicamente non era conveniente.
Le palme non è economicamente conveniente a nessuno curarle, a parte il proprietario che gli dispiace o qualche amministrazione qua e là le va curando e facendole ripulire riesce anche a farle guarire, togliendo questi punteruoli. Olmi, castagni e cipressi non erano economicamente vantaggiosi per nessuno, sono stati abbandonati. Qui adesso invece l'economia è diversa perché l'olio e l'ulivo è talmente forte che addirittura si viene di pensare che è economicamente vantaggioso il contrario, cioè farli ammalare per toglierli, visto che la comunità europea toglie gli alberi e poi li sostituisce come se fossero patate. Tolgono i vigneti e piantano gli ulivi, poi tolgono gli ulivi e piantano i vigneti. Per giochi di equilibrio e di produzione tra paesi europei, ma i giochi di equilibrio di produzione di quantità di quintali tra paesi non rispettano i giochi di equilibrio di ecosistemi naturali e di persone legate a quel territorio. Allora non interessa se quelle persone avevano gli ulivi e su quelle rocce crescevano gli ulivi, togliete gli ulivi e metteteci un'altra cosa, che perché daranno i finanziamenti poi per toglierli e altri finanziamenti per metterli. No. Grazie, non è bisogno. La sindrome è allora di seccamento. La parola d'ordine è da subito fermare l'avanzata del killer e fare in fretta. Va bene, fermiamolo. Prima che l'epidemia esca dai confini dello Stato individuato. Ottimo. A settembre 2003 la Regione Puglia affida le indagini a un gruppo di studio guidato dall'Ufficio Fitosanitario Regionale dell'Università di Bari e l'Istituto di Virologia Generale CERN di Bari e l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano. Ottimo, tre istituti diversi, così lavorando in modo diverso dovrebbero avere idee diverse. Dopo un mese di indagini, cioè ottobre 2013, il responso di questa task force è che alla base del progressivo ammalarsi delle piante non vi è un solo fattore ma un insieme di fattori. Si parla allora di complesso del disseccamento rapido dell'olivo. Quegli insiemi di fattori sono quelli che avevo elencato prima, cioè l'insetto che rode il legno, il fungo e il batterio. O i funghi e i batteri, sono anche in più che agiscono. I possibili agenti responsabili. La sintomatologia è stata ampiamente spiegata dalla relazione di Francesco Nigro, che mi dicevate prima dell'Università di Bari, e ha evidenziato i tre responsabili. Il bruco, zeozerapirina della falena leopardo, che provoca necrosi, fa questi buchi, si mangia il legno, lui mangia solo il legno e basta. È un bruco, che ci vuole uccidere un bruco? Un po' di insetticida, se già vogliamo agire in questo punto. I funghi, poi si potrebbe anche aggiungere la lotta biologica, questo bruco qua ha sicuramente tanti antagonisti biologici come i batteri, o funghi che potrebbero uccidere il bruco in quell'area e finisce la storia. E le lotte biologiche le abbiamo già viste con altri insetti, si può fare in tanti modi e ci si può lavorare perché sicuramente c'è già qualcosa di pronto. Cioè, se conosciamo un animale sappiamo anche quali sono i suoi problemi di questo animale e i suoi predatori. I funghi, Cremonium e Faemoniella qua, c'è scritto, individuati nelle piante attaccate che provocano zone di necrosi e di decorazioni vascolari. Poi tre, arriva questo, il batterio gram negativo che si chiama Xylella fastidiosa, trasmesso dai vettori cicadellidi e cercofidi, altri insetti che pure loro portano questo batterio addosso e andando a succhiare sulle piante, andandosi a appoggiare qua e là, lo diffondono. E dove lo vanno a diffondere? Spesso da questi buchi, perché i buchi poi diventano punti di innesco e infezione. Ma io aggiungerei che non bastano solo i buchi di quell'insetto, vanno benissimo pure tutti i tagli che ci sono sull'ulivo, perché il fungo, come dicevo prima, su un taglio specialmente vecchio, fatto tutto da legno screpolato, marcescendo e quant'altro, diventa come un buon vivaio per allevarci i funghi stessi quando c'è un po' di umidità, perché il legno quando si bagna rimane umido molto a lungo, asciuga all'esterno ma rimane umido all'interno. Quell'umido all'interno con il calore è sufficiente a dare sviluppo a tanti funghi. Quindi sulle piante ce ne sono tanti di batteri e di funghi che vivono sull'albero stesso. Poi il perché questo qui si è diventato così aggressivo è dovuto anche al fatto che non è un batterio dell'area mediterranea, questo viene dalla California, ma lo vedremo tra un attimo. Allora, Xylella fastidiosa prolifera solo in vasi dello xilema, in radici, fuste e foglie, cioè vasi dello xilema significano nei vasi conduttori della linfa della pianta. I vasi sono infine bloccati da e aggregati batterici da tille formate dalla pianta, si creano degli emboli come dei grumi di sangue nelle arterie che non fanno passare più sangue. Queste sono le tille e gli aggregati. Xylella è dall'81 nella lista A1 dell'EPO, cioè l'European Mediterranean Plant of Protection Organization, cioè conosciuto dall'81 e sta in questa lista perché
è un batterio non tanto simpatico. Ci sono diverse sottospecie, non c'è solo Xylella fastidiosa, ci sono le altre sottospecie, che veicolano malattie in almeno 150 specie, tra cui colture di grande importanza, come vite, agrumi, caffè e drupacee. Sì, perché c'è anche una Xylella che vive in Brasile sulle piante di caffè e più o meno crea problemi, però non sembra che abbia fatto tanti guai. Un solo caso di infezione di ulivi in California, e poi si tratta di un primo ritrovamento mai insediato nel continente europeo ed è un patogeno da quarantena. Significa che è la prima volta che è arrivato nel continente europeo e da quarantena, che dovrebbe stare per 40 giorni sotto osservazione, quell'albero isolato, non movimentato, come infatti ci sono delle normative che vedremo tra un po'. I possibili vettori, cioè quelli che trasportano il batterio qua e là, le cicale, e i cercopidi, cicadellidi e clixide, sono tutti piccoli insetti che si spostano da una pianta all'altra, si nutrono a volte di legno, a volte di linfa, vivono, questi sono tutti gli ambienti mediterranei che ci vivono, sono diventati vettori involontariamente, cioè il batterio si sposta con questi insetti perché questi insetti là c'erano a passeggiare sugli ulivi da una parte all'altra, infatti come passeggiano sugli ulivi vanno pure sugli altri alberi e portano il batterio anche su altre coltivazioni. Le aree in rosso sono le prime aree dove tutto questo è successo, Gallipoli e l'altra area tra Gallipoli e Lecce, il solito albero disseccato, e al 26 novembre 2013 erano stati prelevati 1766 campioni, analizzati 1059, di questi 1059 erano negativi e positivi 0 in quest'area di 70 km, cioè adesso si sono preoccupati di andare a vedere qui dentro cosa stava succedendo. A novembre 2016 tutto a posto, ancora non c'era niente, non è successo niente, la situazione è qui, non è sotto controllo, non è una situazione localizzata, perché la diffusione in questi punti è stata molto rapida, è quello che preoccupa, ma sono dei dati e bisogna insomma cominciare a aprire gli occhi, perché poi qualche cosa si può fare. Nelle zone di focolai sono state adottate, eccole qua, le misure. Obbligo di estirpare le piante infette. L'obbligo di estirpare le piante infette è una cosa talmente antiquata e talmente antica che è come se un monumento fosse infetto che sta per cadere e il monumento deve essere abbattuto. Oh, in Italia non si abbatte manca una pietra, anche se cade indosso alle persone, si lascia cadere. Poi se sono alberi devono essere abbattuti. A me questa cosa mi fa urtare, perché l'albero non si difende, non ha la soprintendenza, e non bastano 400 o 1000 anni di storia, viene abbattuto. Vabbè. Obbligo di bruciare la vegetazione di piccole dimensioni proveniente dalla potatura, va bene, bruciamolo perché tanto sono ramaglie secche. Obbligo di disseccare la parte legnosa in situ prima della movimentazione, cioè dopo che è stato abbattuto deve seccare sul luogo e poi può essere spostato. Effettuare immediato monitoraggio per accertare l'incidenza delle infezioni, si deve monitorare per vedere quanto questa infezione era più o meno grave dopo averla abbattuto, poi fanno il monitoraggio. Divieto di movimentare al di fuori della zona focolai qualsiasi materiale vegetale infetto, è giusto, non portiamolo in giro, perché non è che può essere una cosa utile portarlo in giro, però insomma, di individuare misure preventive con i sindaci dei comuni, le ASL, gli enti gestori dei parchi e aree protette per attivare dei piani di intervento nelle aree urbane, nei parchi, nei giardini pubblici e privati. Questo punto qui mira a individuare anche alberi che non siano di privati, quello significa, quindi in modo da controllare, ed è giusto controllare anche zone di parchi, aree naturali, perché se il problema c'è non ci sono limiti, il problema va dappertutto. Poi adempiere ad ogni ulteriore misura indicata dall'ufficio osservatorio fitosanitario. L'ufficio osservatorio fitosanitario dà le misure e si devono adempiere a quelle misure, se no sei un fuorilegge. Al secondo punto qui, al primo già, obbligo di estirpare le piante, io avrei detto, ma togliamo i rami secchi come si fa con la rogna, è un batterio pure quello della rogna, meno aggressivo, ma è un batterio, no? Si bruciano i rami secchi e si disinfetta tutta la pianta. Perché non proviamo a prendere 10 piante di queste qua? 10, non è che ce ne vogliono 1000, 10. Le lasciamo potate, pulite da tutta la parte secca, sottile, e poi gli facciamo una bella disinfettazione come si deve da capo a piedi, con prodotti con una concentrazione maggiore, minore, diversa, si misura e si fanno dei parametri, degli studi. E chi vuole provare può provare l'insetticida potente, chi quello meno potente, qualcuno potrebbe provare anche il solfato di rame, che secondo me già farebbe abbastanza.
solfato di rame e insetticidi, ne abbiamo sempre parlato, sono stati sufficienti, sono insetti, non sono alieni, insetti e batteri. Applicazione del regolamento, eccolo qua, cosa hanno applicato. Tra il 15 e il 16 aprile sono stati abbattuti 104 alberi nel nord del Salento perché gli esperti hanno riconosciuto i segni della xylella fastidiosa. Ci sono i segni, si abbatte, ma la ceppaia è piena zeppa pure quella, ricaccia e alleva. E poi hai abbattuto gli ulivi e sta sull'oleandro e sta sul mandorlo e sta sugli agrumi, quegli altri alberi lì che stanno qua e là, sapete cosa hanno pensato? Di abbattere tutto. Ma non è possibile, ma poi possiamo far diventare deserto un'intera provincia perché si è creata sta pandemia qua, sta cosa tanto pericolosa. Non si può ragionare così, anche perché tecnicamente non è fattibile. Qui basta un filo d'erba che rimane pieno di batteri e siamo punti da capo. Insomma, sono discorsi che facciamo perché anche un bambino, insomma, ragionerebbe in modo diverso. Alcune associazioni ambientaliste, ecco qua il punto del nostro vantaggio, cosa fanno? Associazioni ambientaliste monitorano, controllano, come l'associazione ambientalista che verrà stasera, Terra Libera dei Veleni, presenti durante l'operazione di taglio, hanno rilevato irregolarità nell'attuazione completa del regolamento, in quanto subito dopo l'abbattimento la legna non è stata lasciata sul posto ma è stata spostata. E allora poi si descono quei meccanismi perversi, ti viene da dire ma sta legna serviva a qualcuno che se l'ha sopportata tanto in fretta, perché non ha lasciato là 40 giorni. Voglio vedere se qualcuno mi viene a dire che no, hanno spostato 104 alberi per portarli nei laboratori e analizzarli. Dove li mettono? Conclusione, due slide e ci siamo. Come appare evidente, il quadro clinico è estremamente complesso. Il danno causato appare malattia ed eziologia complessa legata a un generico deperimento che peraltro potrebbe essere anche di natura abiotica. Questo mi sono permesso di aggiungerlo perché era quello che già avevo detto all'anticipo. Il problema potrebbe essere anche di natura abiotica, cioè legata al suolo e alla temperatura. Fattori che si aggiungono, l'insetto, il batterio, quello e quell'altro, trovano condizioni ideali se anche il suolo e la temperatura gli danno una mano. La soluzione proposta, peraltro, sull'eradicamento preventivo e la creazione di fasce di sicurezza con l'abbattimento preventivo sono semplicemente folli, non praticabili, preso da internet. Io ho aggiunto solo le cose tra parentesi. Sono folli, non praticabili, basta pensare agli ospiti intermedi vegetali. In letteratura vengono citate 150 specie di altri ospiti intermedi, senza contare che i fitomizi, cioè gli insetti che succhiano la linfa, causa della trasmissione, sono difficilmente controllabili. Gli insetti che succhiano la linfa volano e li puoi sterilizzare in un posto, li puoi distruggere tutto in un posto, ma basta che ne vola uno o basta che uno resiste a quel prodotto e ti scappa. Non è semplice, mi rendo conto, però poveri alberi. Del resto sappiamo in letteratura che l'unica cura per i batteri gram negativi come questa è l'uso fitoiatrico di antibiotici, che però, guarda un po', la solita storia delle... siamo un solo pianeta ma due o tre diverse galassie. Severamente vietati in Europa, a differenza degli Stati Uniti che sono messi per la cattura della cura delle batteriose. È il contrario dell'olio di oliva. L'olio d'oliva qui aveva dei diserbanti in concentrazione elevata, ce lo possiamo bere, negli Stati Uniti non se lo possono bere. I batteri gram negativi là li curano con gli antibiotici, qua non si possono curare con gli antibiotici. Ma se il tuo problema è tanto grave, non si può fare un'eccezione una volta, anziché tagliarli. Questo io lo lancio come un invito a riflettere a chi ha molto più potere di noi, perché comunque, ripeto, le soluzioni a questi problemi le ha causate l'uomo e l'uomo le può risolvere senza distruggere mezzo mondo. Ci sono malattie gravissime anche per gli esseri umani, per gli animali, per tante altre piante che comunque vengono combattute in modo diverso. Non è che qua, insomma... si ammala e subito si distrugge, si taglia. Dobbiamo pensare che anche qualora avvenga una remissione completa dei sintomi, il batterio rimane comunque presente e tenuto conto di come questi possono mutare rapidamente, teoricamente è possibile che vengano a essere un rischio elevato anche nei confronti dei vigneti. Sì, possono mutare e attaccare i vigneti. Possono, ma non è detto. È un rischio e va tenuto conto. Quindi è meglio adottare una soluzione che prevede come combatterlo, questo batterio e questo problema, anche se dovesse attaccare qualche altra cosa. Perché poi voglio vedere se tagliano pure i vigneti. Li tagliano, loro li tagliano, tanto i vigneti non parlano, non dicono niente. Certo, ad oggi questo ceppo non risulta patogeno per le viti, ma anche le nostre conoscenze, peraltro, non spiegano come un patogeno in allegato 1 dell'EPO
dato come non presente in Europa, si possa essere manifestato. Anche questo punto qua, tutte le critiche di cui abbiamo parlato, tutti i dubbi, tutte le supposizioni, le congetture, i sabotaggi, al giorno d'oggi non ci si può più fidare di nessuno, perché è probabile qualsiasi cosa. Probabilmente riducendo le condizioni di stress e aumentando la capacità di difesa naturale si potrebbe tenere sotto controllo la malattia. Questo mi sono sempre permesso di aggiungere, perché era quello che volevo comunicare: rendere le condizioni della pianta più salutari, più salubri, può essere d'aiuto. Non è che ci deve stare l'erba alta 2 metri per rendere condizioni salubri, bastano 5 centimetri di prato tagliata, rasata, curata come un bel campo di calcio per chi piace il pallone, tagliata, curata, rasata, ma senza tagliare le radici, perché con le arature si tagliano le radici, le abbiamo viste abbondantemente. Quindi gli alberi vanno tenuti in condizioni ideali migliori, perché avranno una salute migliore. Mi sembra di fare quelle pubblicità dell'acqua minerale, che se bevi una cosa buona, mangi una cosa buona, starai meglio. Anche gli alberi mangiano, bevono e stanno meglio se vivono. Sì, 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 certo, si difende meglio. Io con le immagini ho finito, se ci sono domande, se no poi possiamo fare pausa e riprendere tra un momento. Sì, domande allora, facciamo prima qualche carrellata di domande, che siamo abbastanza in tema, poi faremo una pausa e poi vediamo se ci sono i nostri ospiti che sono arrivati. Dimmi. Ma l'erba presente sotto l'oliveto, per esempio, viene colpita prima rispetto all'albero? No, l'erba non ha nessun danno al momento. Ah, quindi colpisce solo gli alberi? Sì. Ah, sì. Okay, no, l'erba non è un veicolo. L'erba al massimo può essere un contenitore di batteri, ma se non lo è l'erba, lo è il suolo. Se non è il suolo, saranno i tronchi. Cioè il batterio può stare su una cicala, la cicala canta su una casa, poi va nell'uliveto e porta il batterio, perché ce l'aveva lei, l'aveva preso da un altro albero, magari da qualche altra parte. Quindi i batteri sono talmente piccoli che non si possono isolare e distruggere completamente. Dicevo prima la penultima, che comunque il batterio c'è e rimane, non si può estinguere completamente, e non lo si estingue certo, e neanche lo si riduce distruggendo il suolo. Più che altro, ecco, si può trovare qualche forma di prodotto che possa contenerne lo sviluppo di questo batterio. Spero di aver risposto. Sì, era una domanda veramente stupida. No, è sempre importante. Tu, è importante considerare tutto, non trarre conclusioni affrettate e dire vabbè, tagliamo gli alberi e abbiamo risolto. Se c'è qualche altra domanda, anche di altro genere, abbiamo un po' di tempo. Sì, dimmi. Non per questo caso, però ho sentito parlare a proposito di aumentare un po' le difese immunitarie, aiutare l'albero, sì, di trattamenti con propoli. Sì, che a me piace la propoli però... è un antibiotico naturale e aiuta sicuramente. Il problema in questo caso che sorgerebbe subito il limite della quantità di questo prodotto su superfici così grandi, però sarebbe utilissimo provarlo su un albero campione, perché no? È un antibiotico naturale e le api lo usano come antibiotico da sempre per difendere la loro comunità. Un albero campione, cioè qui ragazzi, mancano il 99,9% di tutti gli studi possibili e fattibili. Ne è stato fatto uno 0,1% e hanno tratto delle conclusioni. Questo crea un po' di rabbia e sconcerto, perché sappiamo bene che qualsiasi malattia non puoi assumere a 2 studi fatti in pochi mesi e hai delle soluzioni universali e totali. Loro dicono che stanno cautelando la situazione, cercando di arginarla, però insomma si poteva arginare anche in modo diverso, anche perché questa arginatura preventiva a quanto sembra non funziona. C'era un'altra proposta di abbattere una fascia tutto intorno a quest'area, ma ancora altra follia, perché gli insetti la fascia la volano in 2 ore, forse in 2 minuti, a seconda. Una cicala è così veloce che in un attimo è passata oltre, quanto la fai la fascia? E così via. Quindi è sempre il problema che gli uliveti lì stanno in condizioni difficili ed estreme, troppo caldo, troppo sterilizzazione del suolo, secondo me è da lì che bisogna cominciare a controllare, da sotto e da sopra. Invece se guardato solo sopra,
dove sono stato presso di voi qualche volta in questi giorni, c'era qualche albero con i problemi, mi chiedevano perché vai a guardare sempre a terra. È la prima cosa che devi guardare, un albero che sta deperendo sotto, se ha qualche danno alle radici visibile e se c'è della carie o degli insetti che partono dalla base. Il danno sopra lo vedi dopo, la xylella fastidiosa che fa seccare è venuta dopo, il danno era che l'albero stava già in condizioni gravi, stressato. Non visibili, perché purtroppo è difficile, non abbiamo uno strumento che ti dice quanto sta soffrendo un albero. Ma insomma sono ancora non ampiamente diffuse. Galvanometro, sì, ci sono dei sistemi, ma insomma non tutti li condividono, non tutti li accendono, siamo all'inizio di queste possibilità. L'olio di neem, io anche dico che anche quello è un ottimo insetticida, è un insetticida, è naturale e su quegli insetti sicuramente gli darebbe qualche problema, potrebbe bloccare molto più l'olio di neem che non in motosega. Ma non la produce la Monsanto? Anzi, perché non hanno potuto, ma qualcuno non glielo può far brevettare un momento così? Sì. Sì, sì, dicevo prima, sempre parlando tra le righe, caso strano, stranissimo, anche in un ristorante qui a Ceglio c'era scritto che la Puglia è il primo produttore di olio in Italia, la prima regione che produce maggiore quantità di olio e da sola produce e ha 2/3 della produzione di olio d'Italia con 2/3, scusatemi, 1/3 della produzione italiana con 1/3 della quantità di alberi che stanno in tutta Italia. C'erano dei dati, non so quanto possono essere attendibili, ma sicuramente c'è un fondo di verità, dove dicevano che c'erano 50 milioni di alberi, quindi una concentrazione enorme in una sola regione. Anche questo, se si vuole parlare di complottismo, ti fa pensare che dove vai a colpire dove ce ne sono di più, perché quando è arrivato il punteruolo rosso e quando sono arrivate le altre malattie sulle piante, non sono andati a colpire queste malattie i punti di maggiore concentrazione degli alberi, ma si sono sparse a ventaglio in Italia, da nord a sud, da sud a nord, e hanno preso tutto, piccole e grandi regioni dove ce n'erano e dove non ce n'erano. Qui invece sembra strano, perché sembra un'esplosione troppo localizzata. A me sembra strano quei 103 di Trepussi che hanno fatto. Sì, sì. Cioè, sembra strano perché cioè, in una zona limitata, cioè gli altri confinanti... Ah sì, perché dici gli altri confinanti, no, solo lì. Certo, perché gli esperti che erano indicati, tra virgolette, avevano deciso che quegli alberi erano ormai sicuri, colpiti e destinati a morire. No, sì. Può darsi? Evidentemente partito là il focolaio. Sì, partito diciamo, da lì probabilmente. Va bene, ma se l'abbattimento rimane con 104 alberi, va ben venga se fosse risolutivo o contenitivo. Sicuramente, non è quello il problema. Però... Il problema si estende a macchia d'olio, perché non è sì. Quello. Noi ci domandavamo perché questo problema... Posso fare un appunto? Io sono l'assessore Santoro del Comune Cilemia Sabico. Ah, porta... siete venuto. Venite, e porto il saluto dell'amministrazione. Venite di qua perché c'è... No, sto qua. Non so. C'è la diretta. All'agricoltura. Va bene, buonasera, piacere, Giulio Fittipaldi. Siccome abbiamo la diretta in streaming da parte della Regione Puglia, vogliamo insomma anche dare un contributo e ringraziarvi della vostra... No, io solo portare il saluto, poi è un argomento. Grazie. Molto interessante, è un problema che bisogna affrontarlo come il punteruolo rosso, diciamo che sì. Le piante le stanno distruggendo, perché sì. Nessuno si sta interessando, si parla, però il problema non viene mai affrontato ad hoc. Sì. Grazie mille perché sicuramente questa precisazione rincara la dose su quello che stavamo dicendo, non viene affrontata a sufficienza. A volte gli interessi economici possono prevalere da un lato o dall'altro, a volte si pensa, adesso siamo combattuti nel pensare che o c'è troppa trascuratezza sull'ulivo oppure c'è troppo interesse a toglierlo. Ma ci mancherebbe toglierlo proprio. Perché
perché la sembra... distruzione del mondo sarebbe del mondo della Puglia, sì sì, ma guardate assessore, come ammazzare le api sono la nostra vita assessore, sì, ma purtroppo certe noi dicevamo parlando con i ragazzi prima, ci sono delle politiche imposte da altri stati per sostituire certe piantagioni con altre, come è stato fatto in alcuni degli anni 80 con la vite, hanno deciso a Bruxelles che l'Italia faceva troppo vino o il latte e di qualità. Troppo vino è di qualità. Ok, ci siamo capiti. Dobbiamo distruggere la qualità portando poi roba che non sappiamo che di che tipo che sia. Genere. Perfetto, siamo in perfetta sintonia. Grazie. Siamo in perfetta sintonia, mi fa piacere di questa chiacchierata. Altre domande? Sì. Se il microfono, per favore, fate arrivare dietro. Continuare il discorso del complotto, bisogna chiedersi chi si avvantaggia, no? Come sì, per gli omicidi, chi si avvantaggia da questo, e da lì si saprà. Sì, dicevamo prima, erano venute, io riassumo quello che è venuto fuori perché le idee veramente sono tante, quanti siamo tutti noi, nel caso di complotto voglio dirlo a tutti perché sembra strano, non si può mettere la mano sul fuoco, però ci sono delle istituzioni che si avvantaggiano, anche perché creare un disagio agricolo in una zona può essere innanzitutto di utilità per le importazioni di altre aree, sempre delle comunità europee. Se la Puglia produce meno olio, l'Italia dovrà importare per forza olio da qualche altra parte. Quindi stiamo aiutando qualcun altro. E poi gli aiuti producono di conseguenza, anzi anticipano, movimenti economici per conto delle banche. Perché gli aiuti che danno non sono gratis, sono prestiti di banche, cose mostruose e pazzesche che fanno tra stati e banche che non si raccapezzano neanche loro quando imbrogli fanno. Quindi sì, insomma, ci sono diverse strade, diverse piste. Sì, sì, io a questo punto, visto tutto quello che abbiamo visto e visto che abbiamo la fortuna di avere l'assessore, potremmo chiedere, non lo so, io lo chiedo da parte mia, ma penso che siete tutti d'accordo, non si potrebbe chiedere agli assessori di tutta la Puglia... No, però, sì, però chiedere un lavoro di prevenzione a questo punto, ovvero chiedere almeno, diciamo, nella zona di sua competenza di non usare più questi diserbanti, di chiedere alla gente di non distruggere gli alberi facendo queste potature selvagge, questi alberi devastati che restano quattro piume, e soprattutto dare informazione alla gente per fargli capire che i diserbanti forse sono la causa anche di questa storia, ma soprattutto sappiamo benissimo che sono la causa dell'aumento di tumori sconvolgente che abbiamo anche nelle campagne. Pare che le campagne, cioè, le campagne sono più inquinate delle città. E questo è assurdo, perché io mi sono scappata da una città per andarmene a vivere in un posto più salutare, non so più dove andare, perché se mi dicono che le città sono più inquinate, le campagne sono più inquinate della città, è finita. No, allora, forse questa occasione di questa malattia degli alberi ci viene, è un segnale della terra. Io penso che ci sia un'armonia universale, no? Succedono delle cose assurde che poi portano l'uomo a capirne delle altre, no? È sempre andata così, no? Sulla terra, che succedono delle cose devastanti e poi si capisce, ah, porca miseria, dobbiamo fare... Sì, però sono anche degli aiuti. Magari questa cosa ci è arrivata, è un bene che sia arrivata questa malattia, ma per farci capire che adesso basta con questi veleni. Marcello Dell'Utri potrebbe tornare in Italia la prossima settimana. È incredibile dopo vedere questi terreni morti, crepati, il ministro della con giustizia il muschio di Beirut, sopra. Ci dovrebbe essere l'erba sotto gli ulivi, non il muschio. Non è Natale. E soprattutto poi quelle olive ce le mangiamo, quell'olio ce lo mangiamo, anche se il contadino non se lo mangia più, quello non se lo beve, non lo utilizza, lo vende, lo vende, qualcuno se lo mangerà. Allora, perché una proposta seria, dire nel nostro territorio non vogliamo più avere queste cose, poi
magari altre se, è anche una pubblicità positiva, no? Per il suo territorio, dire ah, c'è un assessore che sta facendo una cosa incredibile, perché gli altri magari non vengono illuminati da questa cosa? Grazie. Oltre a fare tanti corsi di fitofarmaci, perché chi li usa li deve saper usare, abbiamo fatto anche una delibera di giunta proprio di non fare questo, di non usare prodotti fitofarmaci sul territorio. Noi come Cisternino ci siamo attrezzati, dico Ceglie e Cisternino, noi abbiamo indetto di non usare più prodotti fitofarmaci. Purtroppo noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo propagandato, e i vigili purtroppo nella vita il problema è un altro, perché chi va a comprarlo li vende a tutti. Allora bisognava fare un registro, tu vai a comprare questo, chi sei, c'hai il tesserino, non ce l'hai, sei idoneo, non sei idoneo, solo che lo danno a tutti, una cosa di commercialità, ma appunto bisogna fare un registro per dare alle persone specifiche per usare questo prodotto. Se non si usa è meglio per tutti, perché i mali vengono di là, è assodato. Ah sì, come questa, vabbè, da tante cose, sì, bisogna fare formazione e informazione. Sì. Per poter affrontare il problema, non sa come gestirlo. Sì, quindi, certo, perché se ho capito cosa vuoi dire, perché no, se un contadino gli si vieta di usare quel prodotto, poi dice adesso io cosa faccio? Sì, infatti, perché lui è un discorso è giusto fare informazione, quindi voglio dire, il tuo messaggio significa promuovere incontri di questo tipo. Per questo sono molto contento che un'istituzione sia stata presente, infatti, e abbiamo già almeno potuto dialogare, e perché noi abbiamo avuto delle informazioni che non sapevamo, quello che della delibera che ha fatto questa giunta, e allo stesso modo noi abbiamo raccolto queste idee che prima invece magari anche favorire le associazioni che si occupano di questo per... Sì, infatti certo, no, è già un segnale ottimo. Scusa un attimo solo. Posso dire una cosa? Scusate. Dimmi. Allora, giusto perché lei ha menzionato questa delibera, ma come è stata diffusa la notizia di questa delibera? Perché noi abbiamo fatto 11 giorni di lezioni, dove in tutti gli 11 giorni, anche se l'argomento non era quello del diserbo chimico, tutte queste persone, che sono persone informate e contro il diserbo chimico, non sapevano della delibera. Allora, se la delibera è stata fatta, come è stata diffusa? Beh, devo dire la verità, non è che è stata diffusa mezzo stampa, non abbiamo applicato, questa è una cosa che farò e mi impegno di farla a mezzo avviso pubblico, non di stampa ma anche comunale sui manifesti. Ha chiesto di diserbanti soprattutto nel paese, nei giardini, non diserbanti dappertutto, però ci sono quelle biologiche che bisogna usare, non esiste, bio non esiste, lo so, è una presa in giro, non è sempre diserbante, però purtroppo non si può, tu crei un danno, perché certe volte, dei diserbanti, che so, ai pomodori, alle culture che devono per forza usarli, abbiamo visto per legge, tu non puoi impedire a quelle di non usarli, perché crei un danno economico. No, è logico, non puoi, la legge non dice che tu fai una delibera, non dice che tu non puoi usarlo, perché crei un danno alle persone che fanno ciò che mangiamo, che ci fa danno a noi. No, certamente io non lo potrei mai risolvere come assessore, è una legge che deve essere europea, nazionale, non lo posso risolvere io, però un passo l'ho fatto per gradi, però non la fanno intervenire. Scusi assessore, volevo chiederle, abbiamo
abbiamo sentito dire che c'è una legge, una normativa che vieta alle persone di usare il diserbante a meno di 200 metri da una casa dove c'è un punto di raccolta di acqua piovana. Se noi abbiamo l'impressione che il nostro vicino o i nostri vicini usino il diserbante in modo sbagliato, cioè pompandolo in aria, pompando quando c'è vento, oppure vicino alla casa, cosa, ecco, cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Avvisare i vigili urbani, perché purtroppo solo i vigili urbani o i carabinieri, sempre le forze dell'ordine. Non sono, io non sono una forza dell'ordine, anche perché e c'è scritto proprio non usarlo in tempo quando c'è vento. Sì. Se può passare anche dietro dopo il microfono. Sì. E dice Dio vuole che come fa, come si fa a controllare tutto questo? Sì. Non è che ci salviamo l'anima. Bravo. Dicevo, io sono appunto una rappresentante insieme a Herman. Vieni, dai. Di Terra Libera dei Veleni. Grazie. Che è un'associazione che è nata a Cisternino. So con certezza che il comune di Cisternino ha adottato questa delibera 2 anni fa, nella quale sostanzialmente il comune prendeva posizione su questo problema, dichiarandosi semplicemente contrario all'uso dei veleni. Si trattava però, chiunque lo può andare a vedere, di una semplice dichiarazione, cioè di una dichiarazione di intenti, che poi però presupponeva l'adozione di un regolamento, cioè di norme precettive, no? Specifiche, che imponessero dei limiti, delle regole, per lo più rifacendosi naturalmente alla legislazione nazionale, tenendo conto però che in materia di ambiente, no? C'è un principio fondamentale vigente, che è il principio di sussidiarietà, e cioè che quando si tratta di ambiente è il territorio che decide, non è lo Stato. Cioè lo Stato dà delle indicazioni e il territorio, basandosi sulle problematiche locali, poi questo principio lo mette in pratica con delle regole, quindi con dei limiti, con dei precetti. Che cosa sta succedendo a Cisternino? Il comune di Cisternino, la persona del sindaco, ha chiesto a Terra Libera dei Veleni di andare oltre la delibera e di aiutare il comune ad adottare un regolamento. Il regolamento è praticamente pronto dal punto di vista di Terra Libera dei Veleni, presto sarà sottoposto all'attenzione del comune, del sindaco, del segretario comunale, che poi ovviamente faranno la parte che dovrebbe fare la politica, quindi decideranno se adottarlo o se non adottarlo. Non so niente, assolutamente non so niente di questa, probabilmente sono io l'ignorante, della delibera di Celli e Messapica. Ecco, allora, io sono contentissima di sapere questo, sarei veramente ancora più contenta se io lo sapessi, se lo sapessero davvero tutti, perché mi sembra veramente assurdo che una questione come questa sia passata in silenzio, cioè che lo sappiano soltanto gli assessori. Questa, diciamo, è una cosa che vale per il territorio la ignora e lo sa l'assessore. Insomma, qui c'è qualcuno, se qualcuno qui lo sa, alzi la mano, perché io, cioè, voi siete il territorio e questa è la politica. Se qualcuno lo sa, alzi la mano. Dica. Serve il microfono. Se, dopo lo fate ritornare qui. Allora, io innanzitutto non sapevo niente di questa delibera. Allora, se sa bene, c'è la blogosfera cegliese che raggiunge un'associazione di blog di Ceglie che raggiunge almeno il 50% dei cegliesi. Per come mai, se è uscita questa delibera, nessuno dalla blogosfera cegliese è riuscito a pubblicare questa delibera? Come mai? Eppure voi lo sapete che esiste. No, non basta, perché quando c'è la volontà, quando c'è la volontà di pubblicare, no, quando c'è la volontà da parte vostra di pubblicizzare, ci usate, e questo è il problema. Forse il problema è che il divieto di usare il diserbante è
è fastidioso, è elettoralmente fastidioso anche, no? E forse c'è anche questo. Ma proprio perché è un problema di salute, io mi aspetterei che il comune, no, questa questione che noi abbiamo sotto i piedi, perché una volta io ho parlato con un altro assessore del comune che in occasione di un altro incontro con appunto Terra Libera dei Veleni ci disse, mi disse, ma mi scusi, ma il problema di Ceglie non è mica il diserbante, è Taranto, è l'Ilva. Io dissi, com'è possibile che il problema di Ceglie sia Taranto e non sia quello che noi abbiamo sotto i piedi? È un problema di salute, ed è un problema di salute gravissimo, perché poi qual è anche il discorso? Sicuramente c'è in gioco anche la concorrenza, che è un valore del mercato, e il mercato ha le sue ragioni. Però noi viviamo in una campagna molto abitata, no? Nella quale abitano, ma per fortuna, comincia di nuovo ad essere abitata anche dai bambini. Questi bambini convivono con la presenza di queste porcherie che vengono diffuse non neanche da professionisti, ammesso che esistano professionisti del veleno, ma anche da persone che sono poi alla fine contoterzisti, no? Qui c'è un grossissimo problema. Io ho un pezzo di terra, non ho il patentino, vado dal mio vicino che ce l'ha, gli dico, mi irrori per favore anche la mia terra. Cioè è un problema gravissimo di salute. Se è vero che c'è questa delibera, se è vero che il Comune di Ceglie Messami, che è l'assessore, ha a cuore la salute dei cittadini di Ceglie, questa cosa va spifferata, come si dice da parte mie, per tutti i venti. Cioè deve essere fisso ovunque che c'è questo divieto, ma... È possibile che a Cisternino, si sa, tutti lo sanno e ci sono delle reazioni positive e negative su questo tema, e qua si è scoperto oggi che ci sono una delibera, addirittura un regolamento, però poi vorrei anche sapere se questo regolamento, poi questo regolamento cosa dice, perché poi è su quello che si gioca il fatto di poterlo usare o di non poterlo usare. Per esempio, il regolamento che noi presenteremo prevede che il diserbante non può essere utilizzato ad una distanza di 20 metri dal confine, il che significa che nel nostro territorio, io dico nostro perché mi sento ormai cegliese, nel nostro territorio non si può più utilizzare, perché su un ettaro di terra 20 metri dal confine, ma chi lo usa più? Quello che diceva la signora, i 200 metri dalla mia casa che funge da raccolta, da centro di raccolta per la mia cisterna, vuol dire che il diserbante non si usa più. Cioè, vede, il problema è non inventare norme, non stiamo inventando norme, ma stiamo cercando di riassumere, di fare un regolamento che riassume delle regole che già ci sono e che impediscono di fatto già adesso di poter utilizzare il diserbante. Ma qual è il problema? Il problema di fondo del diserbante è il problema del rapporto tra città e campagna, tra paese e campagna, perché i veleni in campagna non sono solo il diserbante. Io la invito a fare un giro per la campagna e a vedere a Ceglie, la campagna cegliese, in che condizione è. È piena, piena di rifiuti. Piena, piena di rifiuti, c'è plastica, buste, ovunque ci sono i cassonetti e ci si guarda intorno e ci sono rifiuti abbandonati. Perché? Perché la città non vuole fare la raccolta differenziata e porta da noi, nella campagna, i rifiuti. Cioè, quando Terra Libera dei Veleni, quando si parla di veleno, ci sono tante forme di veleno, di avvelenamento della campagna, e la campagna... praticamente non esiste dal punto di vista, ma tanto lei parla sempre tanto, sono sicura, perché come assessore parlerà tantissimo, faccia parlare anche noi, il territorio non parla mai, io spero di parlare a nome loro, non ce la faccio a parlare a nome loro, nel senso che chissà quante altre cose ci sarebbero da dire, ma io sto cercando di parlare a nome del territorio, perché il territorio lo stiamo, e mi ci metto pure io, avvelenando. E il territorio non ha la forza di parlare perché non ha rappresentanza, perché i vigili non ci vanno nel territorio, non ci vanno in campagna, la forestale ogni tanto ci va, la campagna non esiste agli occhi della città, e invece la campagna è fondamentale per perché la sopravvivenza dà da mangiare della città. Alla città. Gli dà da mangiare, gli dà da mangiare. Grazie.
Esporre è facilissimo, programmare è difficilissimo. Io faccio il vigile del fuoco, penso che sono una persona che aiuta gli altri, lo faccio da 30 anni. Non è facile, come dice lei, parlare è facile. Questo sindaco si sta impegnando anche per la spazzatura, perché è la cittadinanza che non vuol fare la differenziata. Mettiamo le telecamere, migliaia di multe, ancora non riescono a capire che bisogna fare la differenziata. No, nelle campagne c'è dappertutto, c'è il cittadino che porta le immondizie in campagna perché non vuol fare la differenziata. Non è facile, cioè, parlarne è... Sì, anche qua abbiamo, però non è facile noi mettiamo le telecamere nascoste, ne abbiamo prese migliaia di cittadini, perché ci vuole la repressione. Se tu non fai la repressione, no, se non fai, puoi fare 2 miliardi di volantini, puoi andare nelle case, se non fai la repressione tu non avrai mai il risultato, te lo dico io, Vito Santoro, se non fai la repressione tu non otterrai mai niente. 30 associazioni, 200 militari, 30 carabinieri, ci vuole un carabiniere, un vigile del fuoco, un pompiere e una guardia di finanza per ogni cittadino, perché ci vuole la repressione. Ma purtroppo è così, perché l'italiano è abituato così alla repressione. Noi stiamo qua fra gente civili, l'altra parte non è gente civile. L'informazione fa tanto, però se non dai la repressione tu non avrai mai niente. Come dice Herman, la formazione fa tanto, quindi le notizie devono essere diffuse, come diceva Alessandra. Se abbiamo avuto questa delibera, doveva essere esposta. Però in questo parzialmente credo che in questa cosa l'assessore abbia ragione, perché la gente lo sa che non deve portare le buste di spazzature e buttarle per strada nella campagna. Lo sa, questa non è una questione di informazione. Chi è che non lo sa? È difficile che non lo sappiano. È educazione, va bene. L'altra cosa però che volevo dire... Ce l'hai. Scusi. La posso dare anche l'educazione a queste età. Assessore, sì, è vero. Assessore, scusi. L'altra cosa però, lei ha detto che non si può vietare agli agricoltori di usare il diserbante perché gli crea un danno economico. Invece però ci sono delle alternative. Come in primo luogo tagliare l'erba si può fare benissimo. No, il diserbante è per l'erba. No. Il diserbante invece. Pazzesco. Giulio Fittipaldi. Noi stiamo parlando prima di tutto. Ma stiamo parlando dei diserbanti, si potrebbero vietare perché la gente potrebbe tagliare l'erba oppure al massimo arare. Quindi non c'è bisogno di usare il diserbante per forza, perché molti nella mia zona non lo fanno e purtroppo i miei vicini da una parte all'altra lo fanno varie volte all'anno e anche in modo sregolato. Io vorrei chiedere soltanto la parola dell'esperto in questo tema di pomodori e questo che lei ha firmato con tanto. Vorrei sentire un po' se Fittipaldi ci può. Grazie. Ho già il mio microfono. Grazie. Allora, sì, sono già dotato. Quindi, per quanto riguarda questa questione, avete ragione tutti e due. Cioè, la legge tenta di tutelare i coltivatori dicendo che hanno un danno perché economicamente non è vantaggioso fare altre pratiche, ma quel vantaggio, ne abbiamo parlato in questi giorni, è un vantaggio che si ha nel tempo. Purtroppo in un anno è normale che spenderà di più a tagliare l'erba, ma il vantaggio della salute non ha costo. E allora, ne abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni, mi fa piacere ancora di questo problema, affrontarlo e discuterlo, perché il danno e il vantaggio e il danno. Diserbare, la legge dice che sul prodotto si deve passare, ma non è necessario, significa che tu quell'anno guadagnerai di meno. Questo non è un...
è una prescrizione, sì, ma comunque non è obbligatoria questa prescrizione. Poi voglio dire, è solo una questione economica. Economica significa che quell'azienda, se ha un sistema alternativo, quell'anno guadagna un po' di meno. Io so che è stata regolamentata molto. Sì, 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 perché poi ci sono alcuni comuni che possono liberarsi completamente da queste pratiche, che sono dei lacci al collo, promuovendo i loro prodotti come prodotti salutari, e quindi riescono a compensare la perdita di reddito. Cioè, il mio prodotto mi costa di più ma vale di più, quantomeno vai sullo stesso livello di costi e ricavi, quindi si può compensare. Anche se le leggi del mercato sono da strozzini, perché i prezzi e i valori sono minimi, sono pochi centesimi di valore in più al quintale del prodotto finito, ma la qualità, quei centesimi, te li può far ricavare per compensare le perdite dovute a lavorazioni in più. Ci sono macchinari, abbiamo visto, c'è il piro di serbo, cioè diserbare con il calore sui filari per bruciare l'erba, scottandola, con degli attrezzi che si attaccano dietro il trattore e sono praticamente dei cannelli che funzionano con il gas, quindi i consumi del gas, del GPL. Come? No, scottano solo le piante infestanti, nel solco, nel punto dove ti serve. Si può fare addirittura questo anche negli interfilari tra i filari della vite, quindi si può pirodisebare, bruciare con il fuoco, scottare, non è causare incendi, non significa che con questo bruciamo mezzo mondo, ma si vanno a scottare queste piantine a qualsiasi livello in cui si trovano della crescita, se sono più alte, sono più piccole, vengono solo scottate, seccano, rimangono lì, producono humus e non hai sparso nell'ambiente niente, se non al massimo anidride carbonica, che può essere compensata dalla fotosintesi, ma il glifosato non è compensato da nessuna fotosintesi, da nessun batterio. È il meccanismo, che se le molecole sono molto diverse, tu hai un danno così elevato con un prodotto chimico che poi non lo recuperi mai nel tempo. Non è vero che sia un biodegradabile, ho spiegato i primi giorni, è un sistema per nascondere la degradazione del prodotto. Qualsiasi prodotto chimico che si trasforma viene indicato con bio, perché si è trasformato, ma la trasformazione non diventa acqua fresca, la trasformazione del glifosato da altre sostanze che sono dannose, se non peggio del prodotto di partenza, perché sono molecole chimiche che non rientrano, non c'è nessun batterio, non c'è nessun animale che se le mangia, non c'è nessuna pianta che, anzi addirittura le piante. Grazie assessore, non sono ancora stati quantizzati i danni perché l'accumulo è continuo e gli studi sono indietro in questo senso. Quindi l'alternativa c'è, è possibile, ci sono un po' di sacrifici da affrontare. Questi sacrifici potrebbero essere tranquillamente affrontati, compensati dallo Stato. Perché no? Una politica agricola che dia un contributo a chi fa un'agricoltura più pulita. Il microfono, se non lo sentono da casa. Però il decreto 150 del 2012, quello che ti dicevo l'altro giorno, sì, così, cerca di fare proprio questo, sì, cioè cerca di creare una virata, cioè di fare una virata verso una, sì, un'agricoltura più sostenibile da questo punto di vista, quindi favorisce, certo, chi si occupa, certo, di... Per questo, quindi, è giusto che le amministrazioni pubbliche nel loro territorio di competenza possano dare una mano in questo senso. Infatti, è difficile e faticoso schierarsi, perché io capisco, credo, l'assessore, qualsiasi entità politica significa che si schiera a quel punto nettamente in una direzione. Certo, in temi, in situazioni del genere, uno schieramento di questo tipo può essere catastrofico e va valutato in lo posso capire. Però se le associazioni, ecco perché dicevo, se le associazioni fanno peso, le amministrazioni sposeranno subito, perché si gioca sul numero dei votanti. Assessore, io volevo chiederle una cosa, cioè, anzi, mi dia una possibilità di difendermi da quelli che buttano il diserbante attorno. Io vorrei avere uno strumento in mano e da poterlo comunicare ai miei vicini che vanno a diserbare, per dirgli guarda che non puoi farlo, stai sbagliando, e guarda che se continui ci sono anche delle altre la possibilità della sanzione. Allora, le ho detto prima, deve chiamare il risultato, che posso fare un carabiniere, un pompiere, un finanziere, scusi,
Assessore. No, no, mi scusi. Sì, c'è una domanda, se... No, assessore, mi scusi. Io credo che lei ha in mano una cosa fantastica. Allora, quello che sta succedendo qui è unico in Italia, non solo al mondo, ma in Italia è unico. Sì. Guardi che quello che sta succedendo in questa stanza, a me viene da piangere, perché non penso che ci siano altre regioni in Italia dove c'è un concentrato, esatto, di persone che si sta impegnando da 2 settimane, tutti i pomeriggi, fino alle 8 di sera, per parlare di agricoltura naturale, avendo dei consulenti meravigliosi, delle persone che ci stanno dicendo delle cose importantissime. Parliamo di soldi. Il biologico, i prodotti biologici. Allora, io ho vissuto a Milano per 10 anni. Ho visto che cosa sta succedendo con il biologico. Sono gli unici che stanno facendo soldi. E non è solo in Italia. No, no, non costa un occhio della testa, assessore. Il biologico costerà sempre di meno. Più la gente ne compra, è una legge di mercato, i prezzi caleranno e stanno già calando. Io le dico, io mangio prodotti naturali da 30 anni e so che cosa significa, perché ci ho lasciato i portafogli su queste cose. Quindi le dico, ora è il momento del biologico. Se da Ceglie, da Cisternino avete fatto queste delibere, se avete fatto queste cose, usate questa gente, usate questa associazione, usate queste persone per andare avanti, perché io capisco che se lei fa il vigile del fuoco, se lei lavora al comune, avrà tantissimi impegni, non può andare appunto a vedere tutte queste problematiche. Esatto, però esatto, usate queste persone per avere queste informazioni, perché loro stanno lavorando da anni sui veleni, su quello che sta inquinando la nostra vita. Allora, Ceglie e Cisternino devono diventare un simbolo in Italia di questa situazione, perché poi tutta l'Italia diventerà così, è solo una questione di tempo. Allora, essere i primi a fare qualcosa è sempre meglio, no? Vi ricordate che tutti quanti hanno parlato in Italia, al telegiornale si parlava di questo, non mi ricordo dove, è il comune in Trentino, che hanno messo gli asinelli a mangiare l'erba sui cigli delle strade? L'avete visti? No? Ne hanno parlato al telegiornale. Perché non facciamo parlare ai telegiornali regionali e poi nazionali di queste situazioni che si stanno creando qui e solo qui? Come a Bologna ci hanno fatto vedere anche, noi siamo stati una settimana scorsa, dove si parlava di tutta questa gente che sta cominciando a fare gli orti nelle città, sui tetti, la gente sta impazzendo a farsi l'orto biologico. Allora, questo è il futuro. Se da qui stanno succedendo queste, se qui stanno succedendo queste cose, bisogna soltanto dare spazio. Non possiamo dire, ah, ma è difficile, tutto è difficile, ma sicuramente sarà più difficile curare i malati, curare i bambini con i tumori e con le leucemie. Perché quando uno c'ha un figlio che c'ha una leucemia, ha finito di vivere lui, tutta la sua famiglia e tutti quanti messi insieme. E non sono soltanto le malattie, quelle gravi, ci sono altre malattie. Tanto io ho una di queste malattie che, lo ripeto per l'ennesima volta, che ho problemi con le sostanze chimiche. Ma sa quanta gente ha il mio stesso problema e non lo sa e sta impazzendo? E sono tutte causate, queste malattie che stanno nascendo, tutte queste cose strane che ci succedono, sono causate da tutti questi veleni che ci mangiamo, che ci beviamo, che ci respiriamo. Certo, Taranto è un problema per Ceglie, è vero, è verissimo, però è anche un problema... Certo, però non dobbiamo anche fare i venti dai vermi che ci tirano fuori, che non ce la fanno più, che stanno sclerando per tutti i veleni che si butta nella terra. Quindi tappezziamo i paesi di manifesti per dire le cose che vi possono dire loro che stanno lavorando sui veleni, anche come scriverli i manifesti, perché è importante che se uno scrive una cosa piccola piccola, scritta che non si legge niente, invece allarme, importante, cioè fare delle cose...
forti, in modo che la gente lo legga il manifesto, perché io i manifesti del comune non li leggo mai. Scusate. Poi senta, assessore, con la repressione non si è mai risolto nulla, perché noi veniamo da 50 anni di repressione, di guerre, perché con l'industrializzazione il mondo è perennemente in guerra per accaparrarsi l'economia mondiale. Allora io dico, anziché mettere in cassa integrazione quei 20, perché sono di numero 20 persone ecologici, gli operatori ecologici, perché non assumiamo un pochino più di operatori ecologici che possano pulire bene la città e il paese? 20 su Celle, 20 persone, operatori ecologici, 20 di numero su Celle sono niente, non bastano. Non bastano. E quello che secondo... E noi, quello che stasera andiamo a casa e prendiamo una busta a testa, la andiamo a buttare in campagna, tu puoi sopra 300, guardi, persone ecologiche, non farai mai. Non è vero, assessore, guardi che guardi, esatto, per cambiare la mente delle persone, occorre informazione, pacifica, serena, perché siamo, mi faccio finire, assessore. Assessore, il mondo è in un'emergenza planetaria, la comunità europea se ne sta rendendo conto e sta facendo infatti un'inversione di marcia, stanno cominciando tutti indistintamente politici di altissimo livello ad adottare un programma di rigenerazione della terra. Il diserbante non è un problema soltanto per l'erba, per l'inquinamento e per i veleni che noi ci mangiamo. Il diserbante è un problema per l'ecosistema, perché sta distruggendo la biodiversità. Batteri, funghi e virus sono naturali. Quando c'è una biodiversità, questi si armonizzano, si equilibrano e trovano la loro risoluzione. Se noi non gli diamo la soluzione spontanea, naturale, questi ovviamente proliferano a danno di specie, di molte specie. Questo sta accadendo nel mondo, assessore. In questo momento è doveroso da parte di tutti fare un cambio di inversione, un cambio mentale, pacifico, sereno, perché con le guerre non siamo mai andati avanti da nessuna parte, abbiamo anzi creato ancora più problemi. Ancora più problemi, ma la mentalità della guerra, ma vede assessore, la repressione è figlia della guerra, è la primogenita della guerra, perché è la repressione, la primogenita delle cosiddette guerre, perché qui siamo in una guerra batteriologica. Io dico che facendo informazione, io sono sicura. Io sono sicura di questo, perché sto vedendo nelle grandi città del mondo, come per esempio Los Angeles, dove si fa molta informazione sul biologico, dove è quasi ormai diventato tutto organico, ovvero biologico, dove tra l'informazione e l'efficienza degli operatori ecologici, una città immensa è diventata non solo vivibile, non inquinata e esteticamente meravigliosa, ma sa cosa le dico anche? Che i ristoranti biologici hanno la fila fuori e i ristoranti di Hamburg dentro non c'è nessuno, perché è stato fatto un cambio mentale di 30-40 anni di, chiamiamoli figli dei fiori, hippie o comunque gente intellettualmente preparata ad apprezzare l'ecosistema e la biodiversità, che in 30 anni ha operato un tale e minuzioso livello di nuova coscienza che ormai anche i ragazzini lo sanno. Allora noi siamo qui, le vostre delibere sono grazie a noi. Noi vi abbiamo spinto, sollecitati, fatto esatto, firmare queste delibere. Ma veda, assessore, le delibere non bastano. A noi della delibera non ci importa assolutamente niente, perché se la delibera rimane un provvedimento giuridico sterile, è un primo passo di consapevolizzazione. Però dopodiché la delibera deve essere diffusa, deve essere fatta informazione, educazione.
Ci sono dei video interessantissimi su cosa fanno le proteine animali, su cosa fanno i veleni. Qui c'è un'emergenza talmente forte, talmente urgente, che c'è veramente bisogno di rimboccarsi le maniche e fare informazioni in un certo modo, ma non con la repressione, perché il Cegliese, vede, si sta impegnando. Io lo vedo che si sta impegnando. C'è sempre chi è più sensibile, c'è sempre chi è più avanti intellettualmente, psicologicamente, emotivamente, più predisposto all'evoluzione, e chi purtroppo è sceso dalle capre ieri. C'è sempre questa differenza. Però noi dobbiamo persistere e insistere, Letizia, in questa rivoluzione culturale, che è pacifica, assessore, perché noi la repressione, non abbiamo bisogno di repressione, nessuno ha bisogno di repressione, perché con la repressione non si fa niente, assessore, con la repressione si rimane ancorati ad un vecchio sistema, che è un sistema di competizione e di avversità. Invece quello che dobbiamo fare è entrare in cooperazione, in armonia. Voleva, la signora voleva dire che il tema comune era l'ambiente, sì, l'ambiente in cui viviamo, altro che scusa, una cosa velocissima sul discorso della spazzatura. Io vengo da Taranto, per cui là è lo schifo totale. Non mi dica, ecco. Io sono stato due anni a Taranto. Ecco, è indecente, quindi non importa, lasciamoli perdere. Però qui la situazione è molto meglio. Non mi sembra che ci sia. Un momento. Ci vorrebbe molto, cioè ci vuole veramente pochissimo. Basta pochissimo. Io non credo che i Cegliesi siano così fetenti come i Tarantini, perché comunque anche a Martina Franca, cioè quando noi Tarantini veniamo qua, ci sembra di stare in paradiso, perché è tutto molto più tenuto bene, no? C'è una cultura contadina che rispetta la terra, anche se poi gli butta i veleni, ma quella non è colpa loro, è che glieli hanno messi in mano i veleni. Però un rispetto per la terra ce l'hanno, perché sennò queste terre sarebbero sporche e fetenti come sono a Taranto. Io i terreni è incolte, è abbandonate, invece qui le terre sono in certo modo, c'è un amore per la terra, quindi i cittadini cegliesi gli basterebbe un pochettino di informazione, perché guardi, assessore, non è che quelli che i baluba che vivono al nord sono più intelligenti, ma al nord le città, i paesini sono pulitissimi, c'è solo più informazione. A Taranto hanno fatto una cosa molto carina, una cosa molto carina, che hanno messo sui cassonetti le scritte in tarantino: qua c'è tau vetro, perché così un tarantino capisce. Cioè, è assurdo, no? Però è un sistema, lo so, però le dico, però è un sistema per far capire alla gente, no? Piano piano, cioè ci vuole tempo, è vero che ci vuole tempo, però qui siamo ormai arrivati al tempo massimo, o ci diamo una mossa. Ma non ce li stiamo messi male, come lei ha detto. Nelle campagne, poi la raccolta differenziata non lo so, ma la raccolta differenziata è una cosa importantissima. Se non la facciamo, ci riempiono di inceneritori e con quelli si muore. Cioè, la carta è una risorsa. La donna più ricca che c'è in Cina si va a recuperare i cartoni e la carta riciclati da tutto il mondo, e lei ci fa altri prodotti con quella carta. Cioè, la plastica in Germania, la plastica è una risorsa, la plastica riciclata. Mi lascio il microfono. Al primo intervento che ha fatto, vi devo dire che voi state qua e vi fa onore, basta, una parola sola, vi fa onore. Gli altri interventi poi purtroppo sono problemi che bisogna risolvere, e non è facile, tu l'informazione, quello che vogliamo, però è sempre la testa, è la testa che comanda. Se una persona non vuole fare la differenziata, tu li puoi anche mettere loro, non lo farà mai. Però la gente è sensibile al portafoglio, eh? Allora, perché stavo dicendo la repressione, le telecamere, la repressione non della guerra, la repressione del controllo, perché li devi beccare. Tu sei riciclato,
ecco, solo che la gente poi che fa? Non va più ai bidoni, va sulle strade. Io ho visto, scusatemi, andavo con il mezzo dei vigili del fuoco, ho visto una persona appendere una busta di immondizia al tergicristalli di dietro. Noi abbiamo tergicristalli avanti quando piove, quello ce l'aveva pure dietro, diciamo, no? Aveva appesa la busta al tergicristalli di dietro, è andato la macchina in un luogo, un'area appartata su una strada, ha messo in moto il tergicristallo, ha buttato via la busta. Qua, ma di... è stata una cosa mondiale che ho visto. Neanche i napoletani. Scusa, posso fare una domanda su questo raccolta differenziata? Io abito vicino a Saponisi. Amico faccio, di Paolo, io vado con i miei 3 sacchetti più la bottiglia e li metto dove dovrebbero in teoria stare. I miei vicini mi dicono: ma perché sprechi il tuo tempo? Intanto buttano tutti insieme, e l'ho visto che è vero. Allora mi chiedo, quando saranno differenziato davvero? Quando ci sarà la raccolta differenziata? Perché adesso non c'è in campagna. È vero, hanno 100 milioni di dollari. Ma ognuno la fa a modo suo, come posso spiegarti? Amministratori, non si possono più permettere. Ma non puoi, te l'ho detto, ci vuole un carabiniere, un poliziotto, ogni persona. Se il cittadino non ha capito, glielo rispiega. E glielo rispiega, glielo rispiega, fino a che non chiarisce. Ma se non capisce, probabilmente c'è, è perché rimane il problema, è perché non è stata data la soluzione, non perché non capisce. Anche un amministratore deve fare tanto. Insomma, allora, l'amministratore non basta, lo Stato non basta, l'Europa non basta, ma chi ci trova le soluzioni? Allora io le do non una soluzione, una provocazione. Allora, come Terra Libera dei Veleni, noi diciamo cerchiamo di portare avanti due fronti. Uno è quello normativo, cioè cercare di far passare attraverso il comune l'idea del, cioè del, attraverso il la norma, massimo esponente, scusi, attraverso le norme l'idea del divieto. Noi ci stiamo arrivando a poco, l'altro fronte è quello culturale. Uno degli strumenti che utilizziamo, diciamo, su questo fronte è il cartello. Noi abbiamo un cartello che chiunque può diciamo acquistare con una cifra ridicola, esporlo sul suo terreno con scritto Terra Libera dei Veleni, che fa da contrafforte a Terra Avvelenata. Io chiedo all'assessore di prendere questo terreno, di questo cartello e di metterlo sulle aiuole del comune. Grazie. Ottimo. Può essere un inizio, può essere sicuramente un inizio positivo, anche come biglietto. Anche perché noi di serbande come comune non ne buttiamo. Bravo. Può essere, assessore, può essere un ottimo biglietto da visita per questa amministrazione. Non è uno sforzo. Il comune non diserba. No, non diserba. La provincia. La provincia diserba, il comune non diserba. Può essere una... probabilmente la strada di noi di serbante non ne usiamo. Sì. Le strade sono di diversi proprietari, le strade comunali appartengono al comune, le provinciali appartengono. Bisogna vedere che a volte la gestione magari viene affidata ad altri enti, potrebbe essere affidata alla provincia, perché sono ben noi in Italia, nel paese le province usano i marciapiedi, i dintorni degli alberi li fa la ditta della spazzatura. In campagna è privato, non lo so. No, la strada della campagna, il comune sa solo quei 100 metri. No, l'altra è provinciale, I viottoli che ci sono, tutto provinciale. No, provinciale, state tranquilla. Allora, chiamiamo, ma il comune può chiedere alla provincia di venire a tagliare l'erba prima che il privato cittadino diserbi lungo interi... i cigli della strada, delle strade? Lo può dire. Perché è sempre una questione di territorio. Chi prima vede, prima denuncia, prima comunica.
prima si attiva e prima si salva l'ambiente, insomma, perché senz'altro. Poi l'idea di fondo è rimettere veramente, questo è quello che volevi dimmi. Ci ha comunicato, che ci ha comunicato, cioè Giulio, comunicato sì. Te, ci hanno comunicato anche gli altri, è quello di ripartire dall'ambiente, mettendo l'ambiente al centro. Lui ci ha spiegato che fondamentalmente se rimettere l'ambiente al centro significa diventare come specie umana, no? Un po' meno presuntuosi, smettere di pensare che siamo noi che gestiamo l'ambiente, cominciare ad accettare l'idea che noi siamo parte dell'ambiente, no? Allora la campagna deve rientrare in città, basta con la città che sfonda la campagna. Anche perché io l'ho sempre detto, no, in questo contesto, torneremo tutti in campagna, perché la campagna ci dà la vita e ci dà da mangiare. L'ho sempre detto, e ce n'ho di campagna io, la campagna ci darà da sopravvivere. E lei smetterà anche di diserbare le sue campagne? No, che diserbo? Non diserbo, aro, non diserbo, aro. È un piccolo passo, le arature. È un piccolo passo avanti. Politica di piccoli passi. È vero che le grandi rivoluzioni sono fatte per questi piccoli passi. Ma è possibile creare un servizio pubblico di spaccio? Microfono. Un servizio pubblico di spaccio dell'erba per tutte quelle persone che non se la possono tagliare, che le vecchiette, a pagamento, però con delle persone. A pagamento lo farebbe il proprietario. Non tutti lo vogliono fare. Come si fa? Mettete 3-4 persone delegate. Scusi, assessore, però all'interno dell'economia di un paese ci sono delle priorità. Allora, perché andare a spendere 250.000 euro per far venire un gruppo musicale che hanno potuto vedere in pochissima gente, perché Ceglie quel giorno era piena, che non potevano neanche parcheggiare, e quindi soldi sprecati, e non investire invece in un servizio così doveroso per la tutela dell'ambiente? Questa è una domanda che io mi faccio. Ci hai messo tanti zeri in più. 250.000 euro. Quante? Ma sei uguale alla finanza quando ti fanno la multa, che finché finisce la penna scrivi gli zeri. Come 250.000 euro? Va bene, al di là delle somme tutto che possono essere disponibili, se uno vuole una cosa si deve fare tutto il contesto, è tutto un calderone. Quello che da questo incontro può essere stato utile. Visto che verrà o c'è, esiste già una delibera. La delibera però deve essere basata su una situazione non inventata alla legge Gabbato Lusanto. Cioè bisogna fare una se non si può, non si può, perché non abbiamo più tempo, dobbiamo agire al contrario, non abbiamo tanto tempo, non possiamo farlo sì però fino a lì. Non sa da fa. Basta. Grazie. Non siamo Gesù Christum. No, ci vuole del tempo. Ci vuole tempo, noi siamo qua tutti perché sappiamo che ci vuole tempo. Però dobbiamo cominciare, non possiamo dire. Dobbiamo mai. Stiamo cominciando, abbiamo già cominciato. Brava. Grazie. Anzi, scusi, l'ultima cosa, secondo me, visto che lei ha detto che è grato a tutta questa gente, io la inviterei proprio a non perdere il contatto con noi, cioè sia presente in quello che succede in questa realtà, perché è un'opportunità anche per voi, per tutti noi. Io non voglio né numeri di telefoni né niente, io sto al comune, sono l'assessore Santoro Vito. Vi ringrazio. Grazie assessore. Questo ultimo punto,
visto la sua grande disponibilità, perché non si crea una tavola rotonda con persone esponenti di associazioni o competenti che faccia un programma nel tempo, si sieda e veda in modo strategico quali possono essere le soluzioni, quale può essere il bastone, quale può essere la carota, quale può essere già operazioni di questo tipo, quindi già fondare un'unione di intenti e di contatti tra persone, operativo proprio. Vieni dal comune come associazione e ci organizziamo e la facciamo questa cosa, perché non dobbiamo farlo? Io sono propenso a fare tutto. Grazie. Ok. Grazie. Grazie mille. Grazie, perché può essere veramente un motivo di crescita sia come, come assessore. No, se non si viene, se non si passa, non si ragiona. Comunque. Stavo andando via, se pensi, perché c'è il Consiglio Comunale, adesso no, sta cosa. Sì, sapevamo dell'accavallamento, infatti non eravamo sicuri se qualcuno... È stato molto... utile, insomma, passare di qua, perché è stato un aggiornamento reciproco. Grazie mille. Vi ringrazio anche da parte mia per tutti gli interventi e per tutte le domande, spero che... dopo tutta questa carrellata di informazioni ci sia almeno un po' di chiarimento, di pace dentro di noi, perché abbiamo visto che le istituzioni sono presenti con piccoli passi da entrambe le parti, perché molte di queste domande lasciavano, come quella che ho risposto precedente, lasciavano la risposta a tutti e due i lati, cioè tutti e due fanno parte dello stesso ecosistema, cittadini e politica, sono un unico ecosistema, anche quello, anche se artificiale, come vogliamo, però anche tutte e due devono interagire, e fa piacere incontri come questo, perché significa che gli ecosistemi interagiscono e siamo presenti da tutte e due le parti con buone intenzioni, quindi benvengono tutte le proposte da parte delle associazioni e spero che siano numerose, e come sempre da assessori come l'assessore Santoro, che sia sempre presente e disponibile presso questa comunità, quindi grazie ancora e spero che in futuro, se ci rincontriamo tutti, sarà appena avremo fatto un passo, sì, io spero che ci incontriamo appena avremo fatto un passo ancora più significativo e decisivo per questo comune, anche perché è una comunità abbastanza consistente, quindi gli effetti si vedono anche a livello extra regionale poi. Grazie ancora. Va bene. Allora, io vorrei invitare tutti a lasciare i propri recapiti e di contattare me o l'associazione Spazio Vegan per rimanere uniti, visto che durante queste due settimane comunque abbiamo raggiunto un livello di consapevolezza maggiore, conoscenze maggiori anche di quello che succede sul territorio, restiamo uniti e cerchiamo di evolverci verso questo cammino che possiamo fare solo insieme. Va bene, grazie a tutti.